Noi siamo qui e c'è una bellissima piazza, c'è tanta gente, perché la domanda molto precisa è quella che bisogna fermare questo massacro, bisogna cessare il fuoco, bisogna evitare il massacro sul popolo palestinese. Noi siamo qui per dire in modo molto chiaro che nel difendere il popolo palestinese chiediamo contemporaneamente il riconoscimento del popolo di Israele e vogliamo la pace. Questo che mi sembra il messaggio più forte, mi sembra il messaggio di fermare le guerre. È necessario che ci sia un intervento dello Stato, dei governi, delle nazioni perché si agisca in questa direzione. Chiediamo di liberare gli ostaggi, chiediamo di liberare i prigionieri, chiediamo di applicare quelle che sono le direttive dell'ONU che da tempo non vengono rispettate. E la stessa logica con la quale siamo scesi in piazza il 24 di febbraio in tutta Italia e intendiamo non fermarci perché è il momento di dire basta con le guerre e siamo qui anche per difendere il diritto di manifestare, perché la democrazia e il diritto di manifestare si difende manifestandolo. Di Segni le ha mandato una lettera, può dirci di che cosa parla, cosa vi siete detti? No, guardi, io stamattina ero a Assisi, a una iniziativa col Vescovo di Assisi, arrivo adesso, sinceramente non ho ancora avuto modo di vederla, appena avrò tempo la leggo con piacere e penso che sia importante il dialogo, la discussione e credo che in questo momento sia necessario dire anche con chiarezza che quello che sta facendo Netanyahu per quello che ci riguarda è un danno anche per il popolo israeliano. Noi siamo qui, per noi due popoli, due stati è la battaglia fondamentale, ma oggi va impedito che inermi, palestinesi, bambini continuano a morire. Questa è una follia e questo va assolutamente bloccato. Però vediamo solo una bandiera palestinese in questo portavoce. Non sarebbe bello se lei si facesse portavoce di una manifestazione con la bandiera palestinese e la bandiera israeliana? Noi siamo qui per difendere il diritto di tutti i due popoli. Sono anni che siamo in piazza, fin da quando è partita, prima ancora che partisse la guerra in Ucraina. Noi eravamo scesi in piazza per dire di fermare questa follia che è partita nel mondo. Perché il dramma è che le guerre si stanno estendendo anziché limitandosi. E noi da questo punto di vista pensiamo che chiedere la pace, chiedere di fermare le armi, di cessare il fuoco, chiedere di bloccare gli investimenti sulle armi, oggi sia la cosa più intelligente e più responsabile da fare da parte di tutti. Grazie. E non è il momento di polemiche assurde, è il momento di vedere in faccia le cose. Basta far morire gente innocente, bambini che non c'entrano nulla e insisto, noi siamo qui nel difendere il popolo palestinese, noi difendiamo anche il popolo israeliano. Chi oggi sta facendo dei danni è Netanyahu per le politiche che sta facendo, non noi che manifestiamo per chiedere la pace dappertutto.